Non sono gay! Allora! Ma come zero spettatori? Dai, ma porca puttana, Brawl Stars di oggi! Mi hai fatto esplodere la live! Ma porca! Facciamo un po' di just chatting! Sì, grazie, grazie, avevo sete, giuro! No, mi è stato bruttissimo! Mi hai fatto esplodere completamente la live! Ma che palle! Mi hanno buttato i follower? Possibile. Non sono gay, cazzo. Aspetta, aspetta, Undertale. Stai un attimo calmo. Monte Ebot 2010. Le leggende narrano che chi scala il aspetta, no, facciamolo da capo un attimo. Tanto tempo fa, due razze regnavano sulla terra, umani e mostri. Un giorno, fra le due scoppiò una guerra. E vabbè, dopo un lungo scontro, gli umani ebbero la meglio. No, i mostri. I vincitori rinchiusero i mostri nel sottosuolo con un incantesimo. Molti anni dopo, Dio, sono già triste per i mostri. Monte Ebot 2010. Le leggende narrano che chi scala la montagna non fa più ritorno. Beh, bello, aspetta, prendo il controller. Che mouse e tastiera è uno strazio. No, la tipa è caduta. Ma no, il bello di sto gioco, protagonista, perché non si sa chi è, se è un maschio o una femmina. È disegnato così bene che non si può capire, no? Quindi ti fai medesimare anche se sei una donna o un maschio. È bellissimo. E mo? Mi chiamo Nino. Ok, che bello, che bello. Sono in un posto di fiori. Wow, bello, 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 bello. Guarda, che carino però, molto figo. Aspetta, tolgo il mouse, okay. C'è un fiore, non hai di meglio da fare? Vedi quel cuore, è la tua anima. Ah, penso che, oddio, fa così, penso perché l'ho già avviato prima e quindi non c'ha tutti. Ah, mannaggia, avrei dovuto riscaricarlo da capo allora. Ora la tua anima è debole, ma può crescere, come? Aumentando i livelli. O anche tu un po' di amore, non è vero? Ecco perché dovete abbonarvi. Non ti preoccupare, mi dividerò un po' con te. Oh no, io ho paura però così. I piccoli petali di amicizia. Pronti? Via! Prendi. No, 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 io non li voglio. Io non voglio i petali di amicizia. Ma li devo prendere quei petali? A me fanno paura i petali. No, io non li voglio i petali. Non gli voglio i petali. Ma è uno scherzo? Sei un idiota o cosa? Tocca quei petali. No, io non volevo toccarli quei petali. Sai cosa sta accadendo qui? Non è vero? No, che non so cosa sta accadendo qui. Volevi solo vedermi Ma non è vero. Crepa, come crepa? Va a cagare. No, la fredda. No! Che mascalzone torturare una creatura tanto innocente. Oh, non temere, tesoro mio. Io sono Tauriel, custode delle rovine. Passo qui ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto. Sei il primo umano che vedo da molto tempo. No, ti guiderò per le catacombe. Oddio, mamma, sei tu. Oddio, Tauriel, ti amo. Baciami. L'ombra delle rovine ti sovrasta, riempendoti di determinazione. Pelo. Che carino però, molto figo. Tauriel, do il benvenuto nella tua nuova dimora, tesoro mio. Ti prego di prenderci la mano. Ma certo, amore, ti amo. Che carino, che bello. Quanto bello, splendido. Sono fiera di te, tesoro. Ma ci siamo appena conosciuti. Non puoi farmi subito da mamma. Andiamo nella prossima stanza. Arrivo. Quando incontri un mostro, entrerai in una lotta. Durante la lotta inizia una conversazione amichevole. Tu guadagna tempo, ci penserò io a rifletare il conflitto. Allenati a parlare con questo Come faccio a parlare con un fantoccio? Hai vinto. Va bene così. Ho vinto. Che è successo? C'è una rana. Cra, ti attacca. Oddio. Osserva, minaccia, complimenta. Bello però. Mai? Hai vinto, va bene. Io vinco così. Questo è il rompicapo però. Vieni, dammi la mano. Dio, cos'è? Oddio. Quanto è carina la Tauriel madre. Te la sei cavata benissimo fino a qui, tesoro mio. Ho una richiesta difficile da farti. Vorrei che tu attraversassi questa stanza senza di me. Ti prego di perdonarmi. Oh no, madre, per favore non mi abbandonare. Mi abbandonata. Quanto è lunga sta stanza. Quanto lunga. Ah, salve tesoro mio, non temere, non ti avevo abbandonato. Ero solo nascosta dietro a questo pilastro. Ma cosa? Grazie per aver avuto fiducia in me. Tuttavia, questo esercizio aveva uno scopo importante: verificare la tua indipendenza. Devo sbrigare alcune faccende e dovrai stare un po' per conto tuo. È tornata con il latte. Per favore, rimani qui, esplorare da solo è pericoloso. Ho un'idea, ti darò un telefono cellulare. Ma cosa? Se ti serve qualcosa, chiamami subito. Comportati bene. Ma cosa sta succedendo? Voglio esplorare un po'. Non è passato un secondo. Hai lasciato la stanza, vero? Più avanti ci sono di rompicacche che devo spiegare. Sarebbe pericoloso provarli senza il mio aiuto. Ciao rana. Oddio, dai, attento alle rane, sono pericolose. E mi sa di sì. Sghiribizzo si avvicina timidamente.
caca. Faccio, agisci o faccio lotta? Faccio lotta. Madonna, ma l'ho sdrumato, ma oddio, è sparita la rana. No, oddio. Prendi una caramella? Sì. Cracra, sei vicina saltellando. Basta. Oddio, c'è una rana. Oddio, che la rana si riluttante a combattere. Mi risparmia. Ah, sto cominciando a capire. Se ancora sto sghiribizzo. Hai rotto le palle, sghiribizzo. Ah, ma posso già risparmiarlo. Pronto, sono Tauriel. Solo per sapere, cosa preferisci? Cannella o caramello? Cannella o caramello? Non hai nulla contro la cannella, o sì? So qual è la tua preferenza, ma non ti dispiacerebbe mangiare anche l'altro se l'avessi davanti? Va bene, ho capito. Grazie della pazienza. Ma non ho detto niente. È molto... Ma mi fa un sacco tenerezza. Mi fa un sacco tenerezza sta tipa. Ancora sto schiribizzo al cacchio. Vai via. Non hai allergie, vero? Ma cos'è sta cosa? Ma è veramente mia madre. Più madre. Cosa devo fare qua? Ah. Ah, ho capito. No, non mi piace il Pokémon. Ancora rana del cacchio. Cazzo. Sono vivo. Sono vivo. Ho superato il mio trauma sugli alberi bassi. No, mi fanno cagare i Pokémon. Okay. Mica era così. No, non ci credo, porca puttana. Miao? Come miao? Come miao? Miao, una rana che dice miao. Una rana ha detto miao. Ma te ne frega? Ma cosa? Non è che me ne frego. Se non mi piacciono, non mi... Pezzo di sbirro, non sei mio amico, sei solo un invidioso. Ancora. Ma che due rane. Due rane. Raka, non ho capito, ma si sente lusingato. Risparmia. Sto cominciando a capire. Oddio, doppie rane. Ehi, piano. Cosa ti va di pensare di potermi spingere così? Va bene, solo per te dolcezza. Ma io mi faccio rizzare da un sasso. Vuoi che mi sposti ancora? Era la direzione sbagliata? Ok, credo di aver capito. Grazie sasso. Oh, è un sasso. E anche su Undertale. Certo che mi stai proprio facendo sgobbare. Sapere che un giorno il topo potrebbe uscire dalla tana e prendere il formaggio ti riempie di determinazione. Beh, mi piace un sacco Undertale. Ogni lunedì si fa Undertale, basta. C'è un fantasmino. Lo sposti con la forza? Cacchio, mi sa di sì. Ecco Napsund Block. Quanto bella la musichina. Quanto bella la musichina. Ma io non faccio nulla, mi ascolto la musichina. Io opterei per Rallegra. Hai fatto un sorriso paziente a Napsund. Oddio, che schifo. Oddio, aia. Ah, capito, quello lo devo rallegrare. Hai detto una battuta a Napskull. Tipo, sai qual è il colmo di un pompiere? Fare i... Vediamo se si riallegra adesso. I'm a scatman. Sorriso. Però non lo posso ancora risparmiare. Quindi un'altra battuta, vai. Napsos vuole mostrarti una cosa. Che bello. Mi piace, bellissimo. Si è creato un cappello. Non ho capito manco cosa è successo. Bene, cappello di Nino. Oddio. Osserva, minaccia, rallegra, corte. Cosa devo dire? Aiuto, come faccio a rispondere? Rallegrarlo ancora? Rallegro? Di solito vengo nelle rovine perché non c'è nessuno in giro. Ma oggi ho trovato qualcuno di gentile. Che bello. Mi levo dai piedi. Cos'è che è troppo carino? Fiamma e l'ha detto al cappello. Attenzione. A proposito di cappello. Oggi abbiamo un cappello. Abbiamo un cappello. Non fatevi domande. Si continua Undertale, ok? Continua Undertale con questo cappello. Una ragnatela. Dolci di ragni. Tutto il ricavo andrà a dei veri ragni. Lasci 5G nella ragnatela. No, dei ragni sono scesi e ti hanno dato una ciambella. Che senso? Oddio, mi hanno dato una ciambella. Oddio, ma c'è una ciambella. Mi hanno dato una ciambella. Che bello. Wow. Salve, raga. Ok, il mio amico non ascolta mai. Ogni volta che parlo salta di lango premendo X. Esatto, premendo X. Beh, almeno tu mi ascolti. No, non voglio più ascoltare nessuno. Ma mi sono appena resa conto che è da un po' che non pulisco. Bella lavanderia. Oh no, no, che schifo, cos'è sta roba? Chi è gelatina e blatteo? Cos'è il blatteo? Che schifo. Ma balla, posso risparmiare il blatto, via. La boss fa più facile dell'universo. Ma basta, che cazzo è, verdogliere? Cos'è sta roba? Ok, no, ho sbagliato, porco cane. Ancora, basta, Marcocco, ma vai via. Falle, riesci a leggere qui, premi l'interruttore blu, ok? Basta, ce ne sono pure due. Basta, pace. Oddio, dimmi, devo rifare tutto. Ok, no, meno male. Ok, ho avuto il terrore per un secondo. Olle, si va avanti. Ok, quindi il verde è questo. Avevo sbagliato. Cioè, al 50% prendevo proprio quello sbagliato. Perfetto, andiamo avanti. Ma basta, marmocchio. Ma mi sento perseguitato. Ma è uno stalker. Posso ammazzare. Hai trovato il coltello giocattolo. Che bello. Bello sto castello. Che figo. Dai, si va avanti. Credo che adesso dovremmo arrivare da qualche parte. Oh cielo, ci è voluto più del previsto. Ecco, ciao madre. Come hai fatto ad arrivare qui, tesoro? Stai bene? Non avrei dovuto abbandonarti così a lungo. Sono stata sconsiderata a cercare di sorprenderti così. Beh, suppongo di non potertelo più nascondere.
È l'ora di ammazzare tua mamma. No, non voglio ammazzare mia madre. Pensavo di festeggiare il tuo arrivo. Voglio che tu stia bene. Ho un'altra sorpresa per te. Ecco qua. Mi dà la manina. Quanto bello. La tua, spero che ti piaccia. Sento puzza di bruciato. Ah, ti accomodati pure. No, la torta. No. Che bello! È rosso come il controller che mi ha regalato Daniel. Oddio! C'è un contenitore di scarpe per bambini di varie taglie. Che bello! No! Stai attento al letto. Come stai attento al letto? Ci ho dormito! No! Che bello! Ma ha lasciato la torta! Hai trovato una fetta di crostata al caramello e cannella. Dio, quanto bello! E qua? Oddio! C'è un fiore là. No! Come Tifa? Final Fantasy! No! Cos'è? Questa è una cita Final Fantasy! E il diario di Talia, leggi la parte cerchiata? Perché lo scheletro voleva un amico? Perché si sentiva o solo? Tauriel, io non... Non sei più mia madre, ma... Stanza in fase di rinnovo? Come fase di rinnovo? Chi è che ci deve andare lì? Ciao, Tauriel! Voglio che tu sappia quanto mi renda felice avere un ospite. No, lascia perdere qua. Beh, c'è una pezza torta qui. Penso che faresti meglio a giocare di sopra. Che è successo? Ma mi ha portato via. Oddio, è tornata. È pericoloso giocare qui. Come pericoloso? Cosa succede lì? Se mi dice non ci devo andare, non ci vado, no? È già la seconda volta, mi fa andare. Un libro di storia, ecco una pagina di un coso. Tra la gabbia dei timori di altri attacchi umani. Ci andremo sempre più nella terra. Fino alla fine della. Questa divenne la nostra nuova casa. Che chiamiamo casa. Che chiamiamo casa. Il fuoco non scotta tanto, è solo calduccio. Potresti tenerti. Prenderci la mano. È di nuovo. È pieno di spiffe di prendenti del sopraffreddo errore. Ma non mi fa andare. Insisto. Io ho paura. Falla impazzire. Eccola di nuovo. Pieno di polvere ti prenderai la tosse. Ancora. Ma secondo me è ripetitivo e basta. Non succede niente. Come si esce dalle rovine? Devo fare una cosa. Resta qui. Ah, vedi che dovevo fare qualcosa? E poi dove è andata? È andata di sotto. E poi è andata di sotto. Vedi? Eccateca. Desideri sapere come tornare a casa, non è vero? Poco più avanti si trova la fine delle rovine. Un varco di sola andata verso il resto del sottosuolo. La distruggerò. Nessuno potrà mai andare. Ora fa come ti dico e vai sopra. Ma no, madre! Ma cosa fai? Ogni umano che finisce qua giù fa la stessa fine. L'ho visto accadere ancora e ancora. Arrivano, partono, muoiono. Sei tale e quale agli altri. Dimostrami che hai la forza di sopravvivere. Mangio un panino insieme a Pino. Mangio un panino. No, non torno indietro io. Forza e vigore, si va avanti. Perché noi ce ne dobbiamo tornare a casa. E questo è il nostro obiettivo, tornarci a casa. Oh no, è tornato lui.